Buongiorno ragazzi, oggi un nuovo video, vi faccio vedere com'è organizzata la mia cucina in campeggio. Sottilette per fare gli hamburger, lupini, maionese, burro, panna, carote, pecorino, insalata, pesto genovese senza aglio, credo sia, sì. 4 mozzarelle, galbanino, pomodorini, questo è parmigiano, lupini, gnocchi e tortelli. Poi qua, vi dico subito che noi qua usiamo i piatti di plastica, i bicchieri di plastica, le forchette usiamo quelle normali, però per evitare che si facciano 60 gradi, si facciano 60 gradi in cucina, usiamo i piatti di plastica e facciamo la raccolta differenziata. Qua ci sono delle padelle, delle pentole, insomma, questa cosa qua, tutta la roba che serve per cucinare, i vassoi. Abbiamo appunto piatti di plastica, bicchiere di plastica. Penso che tutto sta aumentando e ci durerà fino anche l'anno prossimo. Alluminio e carta trasparente, i macchinari per cucinare, per magari fare della pasta, ecco. Scottex. Queste sono delle sporte per i surgelati. Poi qui abbiamo il coso che ho fatto già alla forma, che abbiamo già usato. Pane per fare colazione, per mangiare a pranzo, a cena. Crostini. Risotto, che è già aperto perché ho fatto un insalata di riso. Spaghetti, risotto alla milanese e risotto ai peperoncini, ah, porcini e zafferano, scusate. Tè, queste, panini rigati e fusilli. E adesso passiamo all'altro, al reparto. Bicchieri di vetro, che vabbè, li usiamo insomma, quando non ci va di usare quelli di plastica, perché io sono un po' contraria all'uso della plastica, non un po' ma molto, infatti uso le bottiglie di vetro. E qua abbiamo posate varie, tazza per fare colazione che è del mio ragazzo, gliel'ho regalata io, un colino, e poi abbiamo qua due centrifughe per l'insalata, sale, olio e aceto, bustine di zucchero. Qua abbiamo tutti gli utensili per cucinare. Qua ci sono coperchi vari. In questo sportello qua non... Ah sì, ci sono degli altri bicchieri. Bicchierini da caffè, bicchieri per fare l'aperitivo, moka. Qua non ci dovrebbe... Ah, qua ci sono delle altre pentole, degli altri vassoi. E questo non ho ancora capito cosa sia. Anche questi vasetti qua, perché non ci arrivo col telefono fino là in basso. Allora, due poppi di pomodoro, una crema di nocciole appunto da mettere col pane, fagioli, e adesso ci vediamo a quello che è un casino. Ovviamente abbiamo roba solo tanto per fare gli aperitivi, una Coca-Cola normale per il mio ragazzo e basta. Poi abbiamo un mini cucinotto anche qua. Qua ci teniamo delle cose di riserva, una chiappa mosche e anche i sacchetti per il bidone che abbiamo fuori. Qua penso sia un frullatore questo, altri piatti di plastica lavabili, altre pentole. Qua c'è del servizio da tè aperitivo, questo serve per versare il tè, per intenderci. Vabbè, questa è una frase. Qua abbiamo delle tovaglioli, dei tovaglioli. Scusate, ma stamattina le parole non mi escono bene. Niente, raga. Questo è tutto quello che ho nelle mie due mini cucine in campeggio. Siamo solo io e il mio ragazzo. Oggi vengono i miei genitori a pranzo. E niente. Ah, vi volevo far vedere che sono riuscita a recuperare queste mascherine qua. Penso siano le FFP2. E quindi. Ciao, alla prossima!